Ladies and gentlemen, all the up people, this is Showtime, mi casa belli meschi, dal canale, bravo, dal canale, non profi. Se non vi piace quello che dico, vai dal canale, in un momento dove la democrazia è come la legalità della polizia olandese, vi lascio fare come vi pare. Polizie! Polizie! You fucking suck! Shame on you! Shame on you! Sozzi! Però quando vengono in Italia, spaccano tutto, nessuno gli dice niente! Bravi! Bravi! E intanto, olandesi! Signori olandesi, aritie, Lazio batte 2-0 per la felicità di tutti i sequestrati che erano là, in faccia, in the face. Polizie, you suck. Olandesi, metà dei vostri figli sono i nostri. Non ce mannate a Rimini e Riccione che poi vi ritornano che vi credete che è incinta che è il vostro ma non è il vostro. Non ce le mannate. Olandesi. Tiè. Sozzi. Scusate. C'avevo questa cosa che mi dovevo un attimo sfogare. Al di là del risultato, della prestazione calcistica della nostra squadra, dove una Lazio sicuramente riesce a sfruttare l'occasione dell'espulsione del fratello di Carrio dopo 15 minuti e da lì 11 contro 10, diciamo che poteva essere una passeggiata nel bosco, ma invece abbiamo voluto realizzare una corsa ad ostacoli con ansia per tutti coloro i quali stavano qua a vedere la partita. Grazie. Vabbè ragazzi, a parte gli scherzi, a parte gli sfoghi, Lazio batte Twente 2-0, sicuramente sono onesto, come al sempre, non è per sminimizzare può essere la vittoria della Lazio, degli 11 di Baroni. Come ha detto il grande Gabriele Corsi, oggi il mister sembrava vestito da mimo. Comunque una vittoria importantissima, 3 vittorie di fila. Oggi però ragazzi, scusate, vi stavo dicendo, sono onesto, mi aspettavo un po' di più a livello tecnico proprio. Il Twente ha lasciato un po' a desiderare, c'è anche, è vero da dire che appunto dopo nemmeno 11 minuti rimangono in 10 e si cambia tutta la partita. Giroud gioca una discreta partita, non si può valutare oggi a livello difensivo, ha fatto un'azione che a momenti fa il gol de cucchiaio dopo il gol. Dopo il gol di Pedro, ancora Pedro, sempre Pedro, e complimenti al giovane Pedro che sta facendo sempre più gol, e quindi grande Pedro. Però ragazzi, si è sofferto troppo, si è veramente sofferto troppo, perché giustamente, ditemi quanti di voi, voglio che lo scrivete, quanti di voi all'ennesimo gol mangiato, tra ci siamo mangiati 5 gol a porta vuota, 5 gol a porta vuota, no, ho esagerato, 3 gol a porta vuota, ci siamo mangiati 3 gol a porta vuota, e fino a che Mr. Magù Isaksen non segnava un gol in fotocopia di un gol a noi caro e storico per molti di noi, movimento uguale, va bene, speriamo che sblocchi il ragazzo questo gol,
però abbiamo rischiato tanto, cioè no che abbiamo rischiato tanto, perché loro alla fine ci hanno avuto un 20 minuti di foga, un 20 minuti dove noi eravamo scesi tanto bassi e loro hanno avuto più controllo, hanno buttato qualche palla in mezzo. Mandas è veramente poco, poco preciso con i piedi oggi, però ragazzi c'è poco da dire, grande mister Baroni, immenso, tre vittorie in Europa, io che mi dovrò prendere tutta la cenere del cammino di casa quando torno in Italia e farmi un bagno, perché ho detto questo non c'ha nemmeno il passaporto, e invece il passaporto ce l'ha e lo sta facendo valere, quindi bravo mister Baroni, tre vittorie in un campo, nonostante ti si sia andato a mettere bene, comunque uno stadio, un ambiente molto caloroso, e quei 20 minuti di nulla, via della pace, la Lazio ha vinto, I'm sorry, we'll speak later, i 20 minuti di nulla nostro, dove comunque hai rischiato di fare i gol, dico eccoci, mo ce segnano, che te pare che ce segnano, e invece mister Magù 2-0. Abbiamo giocato con tre titolari, hai vinto 6 a punteggio pieno, stavo pensando a massa che culo il solito la Lazio, primo anno che cambiano il modo. Fai tre vittorie di fila che rischi nemmeno, fate tutti scongiuri e tutto a momenti di non passarlo, invece i gironi prima facevi tre vittorie di fila, avevi passato il girone con il pan bocca, e invece niente, noi se non ci dice male non è giusto. A parte tutto, un bacio a tutti gli amici, i ragazzi che sono stati protagonisti in negativo, perché sequestrati dal polizie olandesi, forza Lazio, forza laziali, e noi volamo e l'altri strisciano, in Olanda strisciano, stanno sotto al livello del mare, strisciano.